Ieri pomeriggio, mentre la squadra dei giovanissimi del calcio si allenava nei campi della Graziola, qualcuno è entrato negli spogliatoi, che erano stati chiusi a chiave, e, senza procurare danni alla struttura e senza forzare la porta, ha fatto razzia di cellulari e portafogli. Purtroppo, dopo aver parlato con i giovani atleti e con gli allenatori, abbiamo scoperto che questo è solo l'ennesimo episodio. Ieri sera c'erano i giovanissimi qui ad allenarsi alla Graziola e cosa è successo? È successo che ci sono andati degli ospiti indesiderati dentro, hanno aperto tutte le borse e hanno trovato cellulari e cose varie e hanno preso su quello che non dovevano. Quando i ragazzi sono arrivati dentro, tutti disperati, chi piangeva, chi urlava, io che sono l'allenatore sono arrivato, ho cercato di calmarli, ho chiamato il 112 al che non mi ha mai risposto, sempre occupato, ho provato 3-4 volte. Ho chiamato i vigili e gentilmente una vigilessa mi ha detto che succede anche da altre parti quello che è successo a noi, anche se la porta è chiusa con la chiave. Qual è l'ipotesi? Ah, l'ipotesi c'è che qualcuno abbia la chiave per aprire, oppure ci siano delle chiavi come il passepartout, che se quelle chiavi che io non so da che parte, le chiavi qui le hanno gli allenatori e i dirigenti della società, quindi. Io non mi sento in colpa perché ero là con i ragazzi, cioè no, sono cose che si fanno anche, si fa fatica a capire chi può avere queste chiavi, però succede anche, la vigilessa mi ha detto, anche da altre parti, ci sono addirittura delle bande di ragazzi che vanno e sono stati al tennis, ecco, mi ricordo che mi ha detto il tennis, a casa di mio figlio, il suo vicino di casa, porte blindate, addirittura sono andati dentro senza rompere niente. Io a sto punto qui, la vigilanza ha detto che una soluzione potrebbe essere mettere una telecamera all'esterno dello spogliatoio, perché all'interno per la privacy non si può mettere. Però non so se la società si possa attivare in questo modo qui, però io per esempio racconto l'episodio che è successo a me l'anno scorso, ero sotto la doccia, porta aperta, logicamente aperta, appoggiata, sono uscito, giubbotto aperto. Si vedeva il mio portafoglio, avevo 60 euro, 60 euro non c'erano più, ma ha lasciato almeno il portafoglio. Un altro, l'allenatore degli allievi, gli hanno portato via 500 euro, era andato a fare bancomat perché abita lontano, non faceva tempo andare a casa a depositare i soldi, doveva prendere il computer per il figlio, fatto sta che chiusa la porta perché di là dove si cambiano gli allenatori la porta è sempre chiusa a chiave, ogni allenatore ha la chiave, i 500 euro non c'erano più. Quindi qui è diventata una cosa talmente esasperata che qualche soluzione bisogna prenderla. Io se potessi star qui a fare la guardia, però penso che anche a fare la guardia io devo far giocare i ragazzi, non ho il tempo di fare altre cose, ecco. Non so quale soluzione si possa trovare. Ieri sono venuti i ladri qui negli spogliatoi. Voi non c'eravate, ma è mai successo qualcosa ai vostri oggetti personali? Sinceramente, dentro lo spogliatoio non è mai successo nulla, però al di fuori dello spogliatoio sono successi alcuni fatti. Tipo? Tipo hanno rubato una macchina del mister, del presidente e anche di un altro mister. Invece a te è mai successo qualcosa? No, solo le macchine, i palloni mancano, ma personalmente niente. Secondo te, tu ti sei fatto un'idea di chi potrebbe essere stato? Sì, stanno parcheggiati qua fuori, cioè i zingari sono proprio loro. E tu sei preoccupato che possa succedere anche a voi? Beh, non tanto perché ci sono persone che controllano sempre gli spogliatoi e quindi non penso che entreranno di nuovo. Eppure pare che passino dalle finestrelle. Saranno piccoli. Ma hai mai, cioè, qualcuno della tua squadra o delle altre squadre che ti ha raccontato che sia successo qualcosa? No, penso l'anno scorso hanno rubato due telefoni, penso, però non lo so. Francesca Diletta per Faenza Web TV.